Allora, adesso Alessia leggerà il messaggio di Niki Vendola. Care compagne e cari compagni, abbiamo lavorato con tenacia e con pazienza a tessere questa nuova trama di politica e di futuro. Capirete il dispiacere che provo a non poter essere là con voi, a stringere un patto, una rete, un'alleanza di uomini e donne che si ribellano alla mafia delle parole e che non accettano che la sinistra debba trionfare nel proprio suicidio. Oggi si costruisce un primo pezzo di spazio pubblico, di ciò che potrà e vorrà essere la sinistra che non cede né alle lusinghe del potere né alle seduzioni dell'impotenza vestita di minoritarismo. Qui, dinanzi a noi, matura la crisi del riformismo, la sua anemica debolezza, il suo essere mero galleggiamento nel mare, agitato della rivoluzione liberista, la sua soggezione culturale al dominio della tecnica e della finanza, la sua complicità con l'agenda ferocemente classista dell'austerità. Se il lavoro torna ad essere merce, se i diritti sociali spariscono poco a poco, se la dignità delle persone diviene una variabile dipendente del mercato, se la democrazia viene ingabbiata nella retorica della governabilità e nel fascino di un uomo solo al comando, allora vuol dire che fare la sinistra è l'urgenza di un'Italia spaccata tra nord e sud, frammentata in clan e corporazioni, umiliata dal mare affare che abita tutti i palazzi del potere. Tocca a noi rimetterci in cammino, abituarci allo scambio plurale delle idee, camminare uniti ma camminare sui sentieri dell'innovazione, avere come bussola un vincolo di popolo, essere luogo di connessioni e di competenze e culture critiche, costruire un programma di governo all'altezza delle sfide e dei dilemmi del nostro tempo. Tocca a noi restituire senso alla parola sinistra e ricostruire il legame necessario tra la politica e la speranza di un mondo migliore. Abbiamo il dovere di provarci. Un forte abbraccio, Niki Vendola. Allora, chiamo Ivan Cavicchi. Ha ragione Fassina quando dice che è di destra chi fa delle politiche di destra. Eliminare la sanità pubblica, eliminare e cancellare l'articolo 32 è una politica di destra. Questo governo sta portando avanti delle politiche per eliminare la sanità pubblica, quindi attua delle politiche di destra. Non lo sta facendo come si faceva tanto tempo fa, presentando una legge di controriforma. Lo sta facendo tutti gli anni, legge di stabilità dopo legge di stabilità, facendo saltare uno alla volta i pilastri che sostengono il welfare, con delle politiche economiche che spiazzano la sanità pubblica. Queste politiche economiche si basano su un presupposto che non può essere condiviso. E il presupposto è l'insostenibilità dei diritti. I diritti costano, per cui non sono esigibili rispetto ad una politica economica. Questo presupposto è un presupposto sbagliato, ma è un presupposto falso, soprattutto falso, perché sia per la sanità che per altri settori noi possiamo, volendo, rendere compossibili i diritti con le risorse disponibili, a condizione di avere una politica di riforma adeguata. Quindi io penso che se è di destra fare politiche di destra, mi chiedo cosa vuol dire essere di sinistra rispetto alla sanità. E certamente essere di sinistra significa difenderla, la sanità pubblica. Significa difendere l'articolo 32, significa fare salute, significa difendere il sistema sanitario pubblico, che è un sistema universale, quindi difendere l'universalismo. Però, secondo me, cari compagni, oggi come oggi, io penso che non basti più difendere,
Per difendere abbiamo bisogno di ricostruire, abbiamo bisogno di contrastare, mettere in campo delle controprospettive che sappiano, tra virgolette, cambiare le cose. La difesa, l'apologia del diritto è sacrosanta, ma è insufficiente. Quindi dobbiamo disporre di un progetto di riforma, altrimenti non facciamo passi in avanti. Allora, la prima cosa è proprio quella di ridefinire noi un concetto positivo di sostenibilità. La sostenibilità è stata coniugata da Renzi in maniera neoliberista, ma il vero concetto di sostenibilità ha a che fare con lo sviluppo, non con la decrescita. Noi parliamo di sviluppo sostenibile, per cui non è possibile abbinare allo sviluppo un concetto di non sviluppo come quello che sta coniugando Renzi. La sostenibilità corretta significa sviluppare. E io penso che se sviluppiamo la salute sviluppiamo ricchezza, e la ricchezza partecipa alla contribuzione della ricchezza anche economica di un paese. E da ultimo un riferimento ancora a Fassina. Fassina parlava di piano del lavoro. Mi convince moltissimo la sua proposta. I due aspetti della politica di Renzi negli ultimi anni sulla sanità si possono riassumere in due parole. Il primo è il definanziamento progressivo del sistema, cioè Renzi ha programmato nel tempo, come dire, di chiudere il rubinetto sempre di più. Il suo obiettivo è ridurre la spesa sanitaria in rapporto al PIL di un punto percentuale, che non è una cosa da poco, significa tagliare le gambe al sistema pubblico. La seconda parola è decapitalizzazione del lavoro. Il vero capitale nel mio mondo, nella sanità, è il lavoro professionale. Se tu uccidi il lavoro professionale, hai ucciso il sistema. E allora piano per il lavoro, come ci diceva Fassina, vuol dire usare il lavoro per cambiare la sanità, ma per fare in modo che diritti e risorse siano compossibili. Grazie. Chiamo sul palco Alfredo da Torre. Grazie, grazie a tutti voi. Penso che sia davvero una giornata bella, bella e importante. Mi sentite? Spero almeno da voi di riuscire. Devo alzare, va bene. Sono stato fuori assieme a Stefano Fassina, Nicola Fratoianni e agli altri. Abbiamo incontrato i tanti che non sono riusciti a entrare. Gli abbiamo chiesto scusa perché noi naturalmente abbiamo molta fiducia in questo progetto che parte, ma voi ne avete dimostrata ancora di più. E questo naturalmente ci dà forza, ci dà coraggio. Io dirò poche cose, è stata una settimana intensa per me, come potete immaginare. E si conclude con questa giornata intensa in cui avvertiamo tutti che sta nascendo qualcosa di nuovo. Nascono i gruppi parlamentari, c'è una nuova sigla, ma c'è soprattutto un cammino che comincia. I gruppi parlamentari saranno al servizio di questo cammino di costruzione della sinistra, di quella parte larga della società italiana che non si vuole rassegnare, non si vuole rassegnare all'idea che l'Italia diventi l'unico paese europeo in cui la sinistra viene cancellata. L'idea è quella di costruire nel corso dei prossimi mesi un partito, una forza politica vera, incontrando le realtà politiche, ma incontrando anche tante realtà associative, tante energie diffuse che ci sono nella società, incontrando e riattivando la forza anche di un civismo democratico. E costruire un partito sarà un'impresa, perché significherà rimettere in campo un pensiero politico. Noi vogliamo fare un partito che si nutra di un pensiero, di una visione forte, che sappia leggere questo mondo contemporaneo che vive una drammatica contraddizione. Da un lato la sinistra sembra fuori gioco e dall'altro sono proprio le grandi trasformazioni del capitalismo finanziario
che ci dicono quanto bisogno c'è di sinistra, quanto bisogno c'è di lotta per l'eguaglianza, quanto bisogno c'è di centralità del lavoro. E poi inventare anche una nuova forma democratica e partecipativa, un nuovo partito che sappia valorizzare davvero la forza della partecipazione. I gruppi parlamentari saranno al servizio di questo progetto. Io sono contento del nome, secondo me bello, semplice, ma anche espressivo, che abbiamo trovato. Un nome che esprime le cose essenziali. Sinistra, indichiamo con chiarezza da che parte stiamo. È italiana, perché siamo una parte, ma abbiamo la consapevolezza che dobbiamo servire il Paese, dobbiamo servire l'Italia. Partiamo forti delle ragioni che vogliamo rappresentare e le mettiamo al servizio di un progetto che parla all'intero Paese. Sinistra italiana dà anche l'idea della pluralità delle culture politiche che rappresentano la storia e la ricchezza del nostro Paese. E indica anche, lo diceva bene Stefano Fassina, un nuovo rapporto tra Italia ed Europa. Vogliamo ricostruire un legame più profondo con questo Paese. Vogliamo superare un senso di estraneità, di superiorità, di snobismo che talvolta la sinistra ha manifestato rispetto al Paese. E vogliamo anche rifondare il nostro europeismo. Noi siamo per l'Europa, ma non lo siamo perché abbiamo sfiducia in questo Paese. Non pensiamo che l'Italia debba essere governata da Bruxelles. Pensiamo che l'Europa possa rinascere soltanto se si ridà valore alla democrazia, se costruiamo un'Europa che non va contro i valori fondanti della nostra Costituzione. Oggi qui, lo sapevo già prima di venire, ne ho avuto conferma ancora di più entrando in questa sala, ci sono tantissime compagni, amici che vengono dal Partito Democratico, ci sono tantissimi iscritti del PD. Perché? E sarà, io credo, sempre di più così nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Lo è perché stiamo prendendo atto, purtroppo, che quella battaglia che pensavamo di fare all'interno del partito che abbiamo fondato, purtroppo per la radicalità della deriva renziana, non è più possibile. E voglio dirlo con affetto e stima sinceri a Pierluigi Bersani, affetto e stima sinceri che per me rimangono intatte, comprendendo il suo tormento e il suo dolore, che sono stati anche il mio e quelli di tanti noi in questi mesi. Ma quelle cose giuste che lui dice, quelle cose che ha ribadito anche ieri, di visione della società italiana, se guardiamo in faccia la realtà dobbiamo dircelo, quelle cose nel PD oggi sono impossibili, sono impossibili. E allora, attenzione, anche qui, se vogliamo evitare che il nostro popolo guardi soltanto al Movimento 5 Stelle e che si gonfi quel voto, noi abbiamo il dovere di ricostruire la sinistra, perché è quello, è l'assenza di una sinistra che gonfia le vele al Movimento 5 Stelle. E se vogliamo riaprire una prospettiva di centrosinistra, se vogliamo far questo, noi dobbiamo evitare il tentativo in atto di cancellare la sinistra dal panorama politico di questo Paese. Perché soltanto, non con le interviste, non con i buoni propositi, ma è soltanto con nuovi rapporti di forza nel Paese che una prospettiva progressista si riaprirà. Poi ci sono alcune cose anche un po' simpatiche. Ho sentito ieri il mio amico Lorenzo Guerini, vice segretario del PD, che ha detto: chi esce fa il gioco della destra, lo diceva prima Stefano Fassina. Allora facciamo un piccolo esperimento, mettiamo in fila cancellazione dell'articolo 18, riforma della scuola col super preside manager che nomina gli insegnanti, innalzamento del tetto del contante, nuova politica fiscale all'insegna del motto meno tasse per tutti.
Ponte di Messina ieri. Allora ne abbiamo messe in fila 5. Ne abbiamo messe in fila 5. Dico al mio amico Lorenzo, se ci sta seguendo, Lorenzo, ma se dobbiamo trovare chi sta facendo il gioco della destra, ti devi rivolgere a noi o al segretario di cui sei vice? Così come pure lo dico con rispetto a chi nel PD si candida in alternativa a Renzi, penso al presidente della Toscana Enrico Rossi, lo dico con rispetto nei confronti della sua azione amministrativa. Ma se a Renzi si dice sì sul Jobs Act, si dice sì sulla riforma della scuola, non ci si oppone neppure ai tagli sulla sanità che produrranno gli effetti che ci sono stati descritti. Ragazzi, lo dico con simpatia, ma per fare quelle cose lì non c'è bisogno di trovare un altro al posto di Renzi. Va benissimo Renzi, non c'è bisogno di uno che le faccia meglio. E allora mettiamoci davvero al lavoro per costruire una forza larga, plurale. Si illude chi pensa che noi siamo qui all'opera per mettere su una sinistra di nicchia e di testimonianza che farebbe il gioco del Partito della Nazione. Noi non faremo il gioco del Partito della Nazione, noi costruiremo una forza larga, popolare, radicata in questo Paese, patriottica, che vuole bene al Paese, all'Italia e a quello di più bello che l'Italia ha fatto negli ultimi secoli, che è la Costituzione Repubblicana. Saremo il partito della Costituzione. Lavoro, uguaglianza, sanità e servizi sociali universalistici, imposizione sociale progressiva, una pubblica amministrazione neutrale ed efficiente, non la pubblica amministrazione al servizio dei politici locali, perché questo non aiuta i cittadini. E infine, scusate per la voce, ma il comizio senza megafono fuori, a cui non sono abituato, mi ha colpito, mi devo rispolverare, siamo in un... Infine, due ultime osservazioni e chiudo davvero. Due osservazioni che possono sembrare prepolitiche, ma secondo me sono fondanti anche dei caratteri del nuovo progetto. La prima, onestà, sobrietà, trasparenza. Non a chiacchiere, ma come testimonianza di vita, come comportamento concreto. Per noi Enrico Berlinguer non è un pezzo museale, è un'eredità vivente. E infine, e concludo davvero, generosità, basta individualismi, basta liderismi, ci si mette con generosità e spirito di servizio a servire il collettivo. L'idea che la politica possa essere il fenomeno al comando e la massa che segua va sconfitta innanzitutto praticando noi un'altra idea della politica. Troveremo gli assetti, ma qui stiamo costruendo anzitutto una squadra e una comunità. Viene prima il progetto e poi le ambizioni e le volontà individuali. Se faremo questo... Se saremo all'altezza di questo, saremo utili alla sinistra, ridaremo voce al mondo del lavoro e saremo utili all'Italia. Grazie, buon lavoro. Grazie Alfredo. Ora Monica leggerà una parte di un appello di intellettuali che abbiamo ricevuto. Scusate, io devo rifare l'appello per chiedervi a tutti coloro che sono in sala di sedersi, perché ci sono dei posti vuoti e forse possiamo provare a far entrare chi è rimasto fuori. Prima di dare la parola a Monica vorrei continuare il mio elenco di saluti dei compagni e delle compagne qui presenti e saluto Aldo Tortorella, Fabio Mussi, Franco Giordano, Rossana Dettori, Roberto Natale, Pietro Folena, Claudio De Fiore, Sanna Pompili, Francesca Re David,
Alfonso Gianni e Luis Saraiva de Carvalho, primo segretario dell'ambasciata dell'Angola. È solo il primo passo, la ricostruzione di una sinistra che aspiri a governare per cambiare la società in senso progressivo richiede un lavoro di costruzione politica e di elaborazione culturale lungo e paziente. Come intellettuali e persone impegnate nel campo della cultura e della scienza, noi ci siamo. Riccardo Achilli, Giampaolo Arachi, Lucio Baccaro, Mauro Barberis, Laura Bazzicalupo, Claudio Bazzocchi, Remo Bodei, Sergio Cesaratto, Nicola Costantino, Massimo D'Antoni, Roberto Escobar, Sebastiano Fadda, Salvo Lonardo, Salvatore Monni, Marcello Montanari, Serena Noceti, Franca Papa, Vito Pinto, Geminello Prete Rossi, Michele Prospero, Francesco Prota, Michele Raitano, Onofrio Romano, Raffaele Simone, Denny Silvo, Sivo, Davide Tarizzo, Giorgio Tassinari, Nadia Urbinati. E ora tocca alla nostra Annalisa Pannarale. Si prepari Francesca Chiavacci. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Se oggi siamo qui è perché compiamo un passo certo e in avanti. E comunque la si voglia pensare sui tempi, sulle priorità, sul nome, sull'eccedenza istituzionale, sulle modalità che dovrà avere una sinistra grande e utile, da oggi abbiamo uno strumento concreto, uno strumento reale in più. E questo è un fatto nuovo, è un fatto importante. Sinistra italiana la immagino un po' così, non un obiettivo, tantomeno un fine, neanche una tappa rassicurante, piuttosto un mezzo collettivo, comune, attraverso il quale cominciare a far viaggiare proposte, idee, moltiplicare le istanze. Lo sappiamo bene, è stato detto in tanti interventi precedenti, non può nascere, non deve nascere da un gruppo parlamentare un partito della sinistra che sia grande, ambizioso e adeguato, anche quando questo gruppo, ed è il caso di Sinistra Italiana, ha il pregio di avere storie, culture, esperienze tutte diverse e plurali all'interno, e quando ha la fortuna di avere un pungolo, un assillo forte fuori, di chi chiede una politica che torni ad essere sovrana, che sappia stare nella complessità ed elaborarla senza più frustrazioni, quelle quotidiane, e senza più inciampi. Lo sappiamo che un partito avrà bisogno di tempi lunghi, avrà bisogno di un processo reale, di una crescita collettiva, di stare su piani importanti, quello delle pratiche, dell'innovazione e quello della cultura, che è un piano un po' più lento ma necessario. Oggi però realizziamo un passaggio importante, lo voglio dire, un passaggio importante e per nulla scontato, sulla qualità del lavoro, sulla possibilità, sulla speranza e non invece tanto sui numeri. Questo è quello che penso io. Io non penso che, diciamo, un gruppo parlamentare anche più corposo nei numeri possa oggi, nelle condizioni date, riuscire a modificare qualcosa di sostanziale nelle aule, perché la voracità bulimica del governo Renzi, quella che ha stravolto ogni impianto costituzionale, quella che gode ogni giorno di una maggioranza silenziosa e passiva, per essere fermata, per essere rovesciata, avrà bisogno di condizioni nuove e radicali, innanzitutto fuori, fuori dalle istituzioni, fuori dal Parlamento. Però questo passaggio è importante, ed è importante per due ragioni.
fondamentali. Intanto perché possiamo cominciare a delineare una nuova agenda al servizio, questa volta, dei bisogni invisibili, dimenticati del Paese. E poi per un'urgenza assolutamente impellente, quella di riossigenare un tessuto costituzionale e parlamentare che è stato pesantemente compromesso dal renzismo. Allora questo nuovo gruppo vorrei che cominciasse a vivere innanzitutto fuori, in quelli che sono i luoghi della sofferenza sociale, del malessere, fuori nella scuola pubblica, ad esempio, quella che ha visto strappata la sua anima e la sua funzione costitutiva emancipatrice, nell'università, quei luoghi dove ormai l'accesso è elitario e quello allo studio è un diritto assolutamente sconosciuto, nelle periferie dove le istituzioni non hanno più il tempo e i soldi per arrivare e dove ci si unisce dentro la paura degli altri, nei luoghi dei tanti lavori, quelli puntiformi, quelli subiti, quelli ricattati, quelli nei quali anche il genere diventa una ragione di discriminazione e di disparità. Se anche le proposte, le nostre proposte presentate a legge di stabilità non dovessero, diciamo così, entrare in maniera corposa nella dinamica parlamentare, c'è un punto importante: quelle proposte sono il racconto di un altro paese. Sono un altro punto di vista ed è esattamente un altro punto di vista che abbiamo bisogno di far sedimentare nel Paese. Allora, lo voglio dire a cominciare da coloro che in questo gruppo ci saranno, cominciamolo veramente un cammino, un viaggio di ascolto e di conoscenza in ogni regione, in ogni realtà, in ogni piega di questo Paese. Dove non c'è, guardate, soltanto malessere e sofferenza, ce n'è tanta, ma ci sono anche delle esperienze di innovazione, competenze, esperienze di mutualismo cui nessuno guarda, ma cui dovrebbe guardare, diciamo così, con molta attenzione una sinistra nuova. Dobbiamo essere a disposizione, dobbiamo tornare ad ascoltare come precondizione per poter declinare finalmente pensiero e parole chiare. Ho la sensazione che oggi siamo uniti e motivati, voglio dire anche questo con franchezza, da una consapevolezza importante. Sappiamo quello che non vogliamo. E devo dire, diciamo così, che la foga del Partito Democratico di occupare repentivamente, con violenza, tutti gli spazi della destra e del centro con politiche ultraliberiste e repressive ha dato un'ulteriore mano a rinsaldare questa consapevolezza. Sappiamo quello che non vogliamo: non vogliamo un paese dove i saperi e le educazioni vengano affidati ai privati, non vogliamo un paese dove i nostri patrimoni librari più importanti vengono messi all'asta, dove si sceglie il ponte sullo stretto piuttosto che investire in quel patrimonio che potrebbe davvero rimettere in moto economia e domanda interna. Non vogliamo un partito, quello dicesi ancora democratico, che sta narcotizzando veramente tutto, le dissonanze, vado a chiudere, le differenze, il conflitto. Resta tutta aperta invece la domanda su quello che vogliamo, su quello che dobbiamo provare a costruire per raggiungere la nostra alterità. E immagino che l'alterità sia la capacità di passare, lo voglio dire così, dai visi, cioè quelli che sono guardati, ai volti, quelli che finalmente si rivolgono verso di te, perché finalmente acquisisci parola, perché sei legittimato, perché ti riconoscono, perché ti affidano una funzione, un impegno, una responsabilità enorme. Allora vado a chiudere. Per questo cammino così ambizioso abbiamo uno strumento in più, l'ho detto all'inizio. 25 più 6 in quella che dovrebbe essere la nostra politica non potrà mai fare 31, perché è molto, molto, molto di più. È una potenzialità da liberare completamente. Saranno nuove storie, nuovi percorsi, passione, impegno, contributi, ma rigorosamente fuori, nella materialità della vita. E
Da dove cominciare? Io dico soltanto un punto, dalla scuola, per una ragione essenziale, dalla scuola pubblica, perché se prende gambe una scuola gerarchica che orienta le teste dei nostri bambini, dei nostri giovani, verso l'idea che non ci sia scampo ad un mondo fermo e binario tra chi comanda e tra chi esegue, questo è l'inizio dello spegnimento di ogni lotta di libertà. E siccome la domanda più grande è questa, libertà e sovranità delle persone, noi dobbiamo rispondere a questa domanda e quindi non ci resta che provarci. Grazie Annalisa. Chiamo Francesca Chiavacci, presidente nazionale dell'ARCI, si prepari Nicola Fratoianni. Care compagne e cari compagni, vi ringrazio innanzitutto per avermi invitato, per averci invitato, e vi porto il saluto dell'ARCI che io rappresento. L'ARCI è un'associazione culturale che è nata quasi 60 anni fa, popolare, progressista, radicata ancora oggi con il suo associazionismo in tutto il territorio nazionale. È un'associazione di sinistra, della sinistra italiana, ed è da sempre una rete di spazi e luoghi dove la sinistra e le sinistre, le loro battaglie, hanno trovato un tetto e una casa comune. Noi, l'ARCI, siamo convinte e convinti che questo nostro paese, anche se spesso, e questo non lo possiamo nascondere, mostra di preferire tendenze conservatrici e populiste, abbia tanto bisogno della sinistra. Ha bisogno di idee di solidarietà, di giustizia sociale, di diritti e di cultura. La questione sociale e le questioni sociali in questi anni di crisi e neoliberismo, hanno detto già molto bene altri, si sono acutizzate e vanno affrontate con una decisa azione di redistribuzione. L'idea della democrazia come strumento di espansione dei diritti, del coinvolgimento delle persone nei processi decisionali, vive una stagione brutta, potremmo dire forse che riesce a malapena a sopravvivere. E in questo quadro anche gli spazi della socializzazione, dell'incontro, della vita vissuta, sono stati trasportati in altri luoghi, in luoghi altri, lontani dalla dimensione comunitaria. Si sono compressi, se non quasi scomparsi, i luoghi della vita sociale e politica delle comunità e dei territori. Si sono spezzati i legami sociali, si è ridotta la pratica di partecipazione alle scelte politiche, la privatizzazione dei bisogni sociali e delle attività che avevano rappresentato la ricchezza dell'Occidente europeo molti anni fa, a cominciare dalla cultura e dalle attività ricreative, quelle di cui noi ci occupiamo, hanno portato le persone a chiudersi nel privato e a rinunciare ad una vita di relazioni allargate. E a restare schiacciati in questo processo di frammentazione delle relazioni sono state le forme e gli organismi di prossimità, quelli che si chiamano, anche se è una brutta parola, i corpi intermedi. Associazioni, centri di aggregazione di interesse generale, sindacati che avevano rappresentato la ricchezza delle democrazie europee sono stati rappresentati e descritti come le cause del piombo nelle ali della cosiddetta crescita, i freni alla capacità di decidere, epigoni conservatori. E anche noi l'ARCI, ci siamo spesso trovati ad essere rappresentati così. Il nostro lavoro quotidiano nei territori, con fatica, spesso attraversato sì da tante contraddizioni, però è questo, quello di ribadire e rilanciare una nuova idea di partecipazione e una rinnovata egemonia culturale di sinistra. E quello che possiamo dirvi noi, associazione culturale autonoma, anche gelosa della nostra autonomia, ci ha consentito di rimanere uniti in questi anni, impegnata ogni giorno in ogni parte del paese a costruire relazioni sociali, è che si sente tanto, troppo, la mancanza di una visione precisa, credibile, coerente, che ci si è concentrati un po' troppo nei e sui luoghi istituzionali e poco, troppo poco, nei territori. Spesso si è perso il contatto con le persone e i bisogni, e hanno prevalso personalismi e protagonismi personali. E allora, questo percorso che si avvia oggi è qualcosa che invece va in una direzione diversa, che noi guardiamo con interesse e con grande attenzione.
è qualcosa che per ora segue una strada che è tutta nelle istituzioni, ma che sappiamo e speriamo possa e debba trovare spazio e strumenti di costruzione e partecipazione nella società. È un percorso aggregativo, è un percorso di unità a sinistra e quindi è una cosa positiva, non fosse altro perché è utile. Noi quindi vediamo, l'ho già detto, però confidiamo molto in questo progetto e pensiamo appunto che il suo sviluppo possa contribuire alla costruzione di una stagione nuova, diversa, migliore, per una cultura laica, progressista e soprattutto di sinistra nel nostro paese. Per questo vi auguriamo un buon lavoro, siamo insomma con voi e vi ringraziamo ancora di averci invitato. Grazie Francesca. Nicola Fratoianni. E mentre Nicola sale, vi chiedo cortesemente di sedervi, perché se ci sediamo riusciamo a far entrare qualcun altro all'interno del teatro. Grazie. Grazie intanto a tutti, a tutte voi. Poco fa con Alfredo, lo ricordava lui, sono stato qui fuori. Abbiamo improvvisato un comizio per provare a raccontare fuori a chi non è riuscito ad entrare quello che dicevamo qua dentro. È stato naturalmente il tentativo un po' di scusarci, diciamo, di recuperare un limite di organizzazione, però è anche un po' un tratto simbolico di questa cosa che oggi facciamo qui. Lo diceva Annalisa. Parliamo qua dentro. Costruiamo in Parlamento una novità e un fatto politico per provare a parlare a questo paese. E vorrei dire a chi troppi in queste ore ha definito quella che stamani annunciamo una manovra di palazzo, che quel palazzo è il Parlamento della Repubblica e che forse è anche tornata l'ora di ridargli qualche centralità, sapendo che dare centralità al Parlamento non significa mai e in nessun modo pensare che dentro al Parlamento si esaurisca il compito dei parlamentari e delle parlamentari della Repubblica. Sappiamo che dare corpo alla speranza, e questa giornata lo dimostra, che ha suscitato questa iniziativa, che suscita ogni iniziativa che da tanto tempo gira l'Italia provando a indicare la prospettiva, l'idea della costruzione di una nuova forza, io la chiamo di un nuovo partito della sinistra italiana. Sappiamo che dare corpo a questa prospettiva e a questa attesa vuol dire girarlo questo paese, vuol dire dare protagonismo ai tanti, alle tante che ogni volta che mi trovo in un'iniziativa e che chiedo una cosa semplice, alzate le mani, ditemi quanti di voi sono iscritti oggi ad una delle tante forze, delle tante associazioni della sinistra politica italiana, le alzano in tanti per dire non siamo iscritti, chiediamo un nuovo spazio politico nel quale poter insieme ricostruire un pezzo di pensiero, una proposta, una pratica, un elemento di innovazione, una nuova radicalità, perché sì, radicalità non vuol dire minoritarismo, non vuol dire residuo. Oggi radicalità, essere radicali, cioè andare alla radice delle questioni, cogliere la radicalità dei problemi, degli effetti che la crisi ha provocato sulla vita degli uomini e delle donne, significa mettere in campo l'unica condizione per una proposta di governo che sia credibile e sia al passo dei tempi che stiamo vivendo. Secondo, ci chiamiamo Sinistra Italiana e molti prima di me si sono soffermati su questo nome. Ed è vero, ci chiamiamo Sinistra, è stata una scelta molto netta per dire da che parte stiamo, per dire che forse anche qui è tornato il tempo in cui ricominciare a riappropriarsi delle parole. Certo, lo sappiamo che le parole non spiegano tutto, anzi che tante volte hanno bisogno di essere ricostruite nel loro senso, nella loro capacità di parlare alle persone. Oggi questo compito ce lo assumiamo, ma ce lo assumiamo dicendo chiaramente da che parte stiamo. E poi sì, ci chiamiamo Italiana perché siamo la sinistra che c'è in Italia, ma perché dall'Italia vogliamo guardare al mondo, perché siamo una sinistra che oggi vede la riapertura di uno spazio in quello che succede in Grecia con Siriza e con Tsipras, in quello che succede in Spagna con Podemos, in quello che succede perfino nel Labour inglese con la vittoria di Corbyn, e che tanta parte di quella sinistra che oggi fa la destra ha troppo rapidamente derubricato all'ennesima vocazione
alla sconfitta di una sinistra troppo vecchia. Proviamo a partire da qui. Proviamo a partire da qui per dire che rimettere al centro il lavoro vuol dire sapere che è necessario ricostituirsi come parte, assumere nuovamente il conflitto come elemento capace di muovere la storia, di muovere la dinamica sociale, perché dire che il lavoro è al centro non significa solo costituirsi come nuovi lavoristi, significa dire che nel lavoro oggi c'è uno scontro e c'è un conflitto, che non sono uguali i lavoratori e gli imprenditori, che non tutti sono sulla stessa condizione, che l'idea che tutto è uguale è un'idea che produce sempre e soltanto un elemento di regressione all'indietro, sul piano dei diritti e sul piano della condizione materiale delle persone. Vogliamo essere uno strumento, sì, vogliamo metterci a disposizione, sapendo che oggi ricostruire una relazione tra i rappresentati e i rappresentanti, ridare senso al nodo della rappresentanza è un pezzo del problema che abbiamo davanti. Sappiamo bene che quel che facciamo qui non esaurisce quel che dobbiamo e vogliamo fare. Sappiamo che un gruppo parlamentare non è un partito e che un partito non si fa dall'alto del Parlamento. Ma sappiamo che un gruppo parlamentare, i nuovi gruppi parlamentari che oggi costruiamo, possono e devono essere un contributo anche in quella direzione. Da domani noi, i parlamentari, le parlamentari della sinistra italiana, siamo in campo per questo, per contribuire a un processo più largo, che sia di tutti e di tutte, e che per questo sia nuovo e unitario, perché sia di tutte e di tutti e sia insieme capace di dare a questo paese e a chi ne ha bisogno la prospettiva che è possibile cambiare in avanti e non sempre e soltanto indietro. Grazie. E ora la parola a Marina Boscaino del Comitato Nazionale della LIP. A proposito, Annalisa parlava di scuola pubblica, insomma, con Marina, insieme con tanti le compagne e compagni di strada per la scuola pubblica, proseguiremo il nostro lavoro nelle piazze per i prossimi importanti appuntamenti a partire dal referendum. Sì, infatti. Allora, la LIP, lo dico rapidamente per chi non lo sapesse, è la legge di iniziativa popolare per la buona scuola per la Repubblica che noi abbiamo presentato come alternativa concreta per non essere accusati di dire solamente no alla legge 107, alla cosiddetta buona scuola, e sulla quale continueremo ad usare come nostra bandiera, come bandiera di una battaglia che non cessa. Il Comitato per la LIP fa anche parte di un movimento assembleare che si è creato attraverso varie riunioni durante lo scorso anno, che ha portato avanti la mobilitazione insieme alle forze sindacali. La 107 non poteva vincere, non poteva non vincere l'ostinato e pervicace critica, l'ostinata e pervicace critica alla 107 non poteva affermarsi realmente senza una sponda politica coesa, una sponda politica che desse consistenza, forza all'interno delle istituzioni alle nostre ragioni. Per questo motivo noi siamo qui ad osservare con molto interesse questo progetto, soprattutto per capire se diciamo, fuori da ogni possibile ambiguità, ci sarà il sostegno che in un paese civile una forza realmente di sinistra deve dare alla scuola pubblica, deve dare fuori da qualsiasi tipo di ambiguità, deve farlo senza se e senza ma, senza indulgere ad una serie di diktat e di seduzioni che purtroppo sono entrate, sono permeate nel corso degli anni rispetto ad un progetto molto chiaro e che è definito in maniera intransigente negli articoli della nostra Costituzione, nell'articolo 3, 33 e 34. La scuola come priorità. Prima Loredana De Petris parlava del giornalista che le diceva se questa assemblea non possa configurare, diciamo, un elemento anacronistico, e lei rispondeva che di fatto non sono state date delle risposte concrete al disagio, alla sperequazione sociale, all'ingiustizia. Io credo che noi dobbiamo avere la forza di affermare che l'unica cosa
che veramente è anacronistica, è avvertita come anacronistica oggi, sia il fatto di continuare a portare con ostinazione avanti un contrasto alla sperequazione, all'ingiustizia, alle disuguaglianze. E quindi è questo proprio il motivo per cui, essendosi affermata una deriva totalmente contraria a quelli che sono i principi affermati dalla nostra Costituzione, soprattutto da questo punto di vista, dal punto di vista delle pari opportunità, dell'eguaglianza, dell'accesso a tutti, si debba ripartire proprio dalla scuola statale. In questo sono molto d'accordo con quello che diceva Annalisa Pannarale, perché la scuola statale non è semplicemente un presidio di democrazia qui ed ora garantito dal principio della libertà di insegnamento. La scuola statale è un progetto a lungo termine che inizia almeno dai 3 anni e che si dovrebbe concludere ai 18 anni per la costruzione della cittadinanza consapevole, per la costruzione di donne e uomini che siano in grado di contrastare consapevolmente soprattutto il pensiero unico che ha egemonizzato le nostre teste, i nostri cervelli. Ripartire dalla scuola significa riedificare, rifondare una, rivoluzionare e rifondare una nuova, un nuovo modo di pensare la cultura e alla cultura e la politica e alla politica. Un nuovo modo che non può non partire dalla scuola pubblica. Io devo stare entro i 5 minuti, ne sono passati 3. Volevo dire semplicemente questo. La scuola è la realizzazione concreta del secondo comma, la scuola statale, dell'articolo 3 della Costituzione, cioè il luogo in cui la Repubblica si fa carico di rimuovere gli ostacoli che impediscono, ad onta delle condizioni sociali ed economiche, il pieno sviluppo dell'individuo umano. Questo credo che sia proprio l'elemento fondamentale per il quale tutti insieme dobbiamo stabilire un elemento di priorità. Il primo banco di prova per sapere se questa interlocuzione è quella che noi possiamo considerare in maniera significativa, come io tanto spero, sta nel referendum, appunto, che tutti quanti insieme speriamo presto, e speriamo non solo per la scuola ma per altri temi come il lavoro, come i temi ambientali, come la riforma istituzionale, potremmo portare avanti tutti insieme. Questo è un augurio, un auspicio e buona continuazione del percorso. 5 minuti e 07. Sei stata precisissima, grazie. Allora, adesso Enrico Gagliano, Movimento Notriv. L'avevamo chiamato anche prima. Andiamo avanti allora. Dario Vassallo, Fondazione Vassallo. Sì, ecco, allora hai il microfono lì. Porto il saluto del Coordinamento Nazionale Notriv, costituitosi nel luglio del 2012 in Basilicata, nella terra stupenda dei nostri amici qui presenti oggi, e non a caso a Pisticci per l'appunto. Porto il saluto del coordinamento, era tempo ed era che attendavamo questo momento, c'era necessità di un nuovo soggetto politico con cui spero per il futuro, e speriamo tutti, possa esserci un'interlocuzione intensa e fervida. Il Coordinamento Nazionale Notriv sì, si occupa di temi ambientali, ma, e cercherò di stare nei 5 minuti, la partita ambientale fa parte di una partita molto più ampia che attiene ai temi della libertà e della democrazia nel nostro paese. Per noi nasciamo non a caso subito dopo o nel mentre si stava convertendo in legge il decreto sviluppo voluto dal governo Monti, che conteneva alcune norme, tra cui quella ormai nota e terribile, velenosissima, dell'articolo 35, che di fatto faceva sopravvivere, ridava nuova verve, nuova vita a progetti petroliferi delle acque territoriali del nostro paese.
E la nostra storia di coordinamento e di lotta nei territori, in Basilicata come altrove, come in Veneto e come in Abruzzo, è proseguita nel mentre veniva varata la strategia energetica nazionale nel marzo del 2013 dal governo Monti. E di quella strategia non solo ci preoccupa il carattere non strategico di quel documento, ma tutta una serie, tutto un capitolo, e qui veniamo ai temi di oggi che non sono soltanto temi ambientali, un capitolo che riguarda la revisione del sistema di governance delle politiche energetiche nel nostro paese, di decisioni in termini di politiche energetiche, ambientali e di grandi opere. Se siamo arrivati allo Sblocco Italia, che è l'atto ultimo probabilmente, lo dobbiamo grazie alla strategia energetica nazionale, e noi a quella stiamo molto attenti, così come guardiamo con grande preoccupazione al processo di, chiamiamolo, revisione del titolo quinto della Costituzione. Riteniamo che tutti questi momenti, ripeto, che non attengono soltanto esclusivamente a una questione ambientale energetica, debbano trovare un momento di sintesi. Il nostro contributo a questo percorso di difesa della democrazia e di difesa della libertà e dell'eguaglianza nel nostro paese, noi lo portiamo, lo abbiamo portato assieme a 200 associazioni, tra cui l'ARCI, che era qui prima di me, in un appello alle regioni, che 10 regioni, esattamente il doppio di quanto previsto in Costituzione, hanno inteso cogliere. Quando dico regioni non parlo di maggioranze, parlo di assemblee regionali, e quindi parlo di un riconoscimento che si deve a una istituzione probabilmente molto maltrattata, per politiche poco virtuose negli ultimi anni, ma che qualcuno sta cercando di svuotare di contenuto e di significato. E le regioni, non avendo noi il tempo materiale per andare a una campagna di raccolta firme, in ben 10 hanno richiesto per nostro conto dei movimenti, delle associazioni, che si possa svolgere già nella primavera del 2016 un referendum proprio sull'articolo 35 del decreto sviluppo che concerne le trivelle a mare, per semplificare, e su tutta una serie di altre norme, Sblocco Italia compreso, che ridiano voce agli enti territoriali, e se vogliamo a quei compiti intermedi, di cui si parlava prima, che è la politica renziana, il nuovo corso renziano, in questa deriva carsica, autoritaria, che sta investendo il nostro paese almeno dal 2011 in avanti, ha imposto. Io sono qui per rivolgere a tutti un invito, che è quello di seguirci nel nostro percorso, di fare un percorso assieme, che potrà essere parallelo al vostro, e ce l'auguriamo. E già da domani mattina, saremo al Teatro delle Energie, via Prenestina 173 in Roma, perché avremo l'Assemblea Nazionale di tutte le 200 associazioni e movimenti che hanno lanciato l'appello alle regioni e che inizieranno a lavorare per la costituzione di un comitato referendario. Quindi chi vorrà partecipare ai lavori della mattinata, vi sarà un ampio dibattito, saranno questi temi posti all'ordine del giorno, e contiamo, ripeto, e confidiamo in un'interlocuzione molto intensa con questo nuovo soggetto politico, questo sia nei luoghi delle istituzioni e della rappresentanza, sia anche nelle piazze, per portare avanti quella che secondo noi è una battaglia di civiltà e di democrazia. Grazie e buon prosieguo. Grazie Enrico, diamo la parola a Ranieri. Vi chiediamo di provare a stringere i tempi, perché vorremmo chiudere nella prossima mezz'ora, e vi devo sempre chiedere per favore di accomodarvi, provare a sedervi, perché stiamo facendo entrare tutti coloro che sono rimasti fuori, ma c'è davvero un problema di sicurezza e rischiamo che i vigili del fuoco ci facciano filtro e non li facciano entrare. Grazie. No, dopo una mattinata così, in cui sono state dette tante cose su cui sono quasi su tutte d'accordo, mi stavo chiedendo se c'era qualcosa che si poteva dire che non era ancora stato detto. Volevo parlare di due cose che forse sono state trattate, a mio parere, solo marginalmente. Uno, vedete, la nuova Costituzione nasce non ragionando in nessun modo sulla dimensione europea, lo ricordava Laura Beldrini nel suo messaggio, di Costituzione europea, di come relazionarsi a una Costituzione europea non è più un problema dell'Italia, ma il secondo, la nuova Costituzione e gli atti successivi del governo, penso a quelli sul lavoro e quelli sulla scuola, tolgono ogni potere alle autonomie locali e territoriali.
Cioè siamo in presenza a un neocentralismo, come dire, esasperato. Per una nuova forza politica che punta non solo a se stessa, ma a far crescere l'auto-organizzazione sociale nei territori, ovunque, il fatto che regioni, comuni siano progressivamente deprivati dei poteri è un vero grande problema. La nostra idea di governo non è un'idea di governo sostitutiva del popolo, ma è un'idea di governo che apre spazi all'iniziativa diretta del popolo. E se nel territorio non ci sono più poteri, questo è enormemente più difficile. Perché guardate che nel territorio e nei comuni che poi si giocheranno le due partite, a mio parere, decisive. Quella della sostenibilità ambientale e della lotta al riscaldamento climatico e quella dell'accoglienza. Ecco, forse il tema migrazione, del tema migrazione abbiamo parlato un po' poco. Io, siccome sono d'accordo con Papa Francesco che i due grandi temi del millennio in cui siamo entrati saranno proprio la sostenibilità ecologica e come rispondiamo al problema inarrestabile delle migrazioni, penso che su questo dovremmo farci un po' di ragionamenti un po' più stretti, perché le due cose sono tra loro estremamente collegate, assolutamente collegate. Pensate un po', il disastro del nostro territorio è dato anche da un modello di crescita e di sviluppo che provoca riscaldamento climatico, ma che ha desertificato le aree interne del paese. Le aree interne desertificate, come si corgono ogni giorno le persone della Liguria, della Calabria e della Sicilia, crollano a valle, invadono le coste sotto forma di detriti, non c'è più nessuno a curarle e crollano a valle ogni volta che c'è questi fenomeni che dicono straordinari, ma che invece saranno assolutamente nella norma, visto come sta cambiando il clima. Pensate alla Calabria e alla Sicilia in questi giorni e pensate che c'è qualcuno che pensa di fare il ponte di Messina fra questa Calabria e questa Sicilia, fra questa Calabria che crolla e questa Sicilia che crolla. E sapete come si fa? C'è un documento molto bello di compagni che non sono parlamentari, ma io considero quest'unione del gruppo parlamentare una cosa molto importante, ma un punto di passaggio verso cose più grandi. C'è un documento molto bello di Guido Viale e di uno che ha molto lavorato su queste cose, che dice che proprio il problema delle aree interne potrebbe essere quello che mette in sintonia migrazione e sostenibilità. E ci sono stati alcuni sindaci della Calabria, penso al sindaco di Riace, che hanno cominciato a ripopolare i loro paesi con i migranti che scappano dal sud del mondo, non solo per le guerre, ma perché il sud del mondo è stato desertificato da questo tipo di sviluppo, perché aumenta il deserto e scappare per le dittature, scappare per la fame, guardate che non possiamo farci sopra distinzioni. Dobbiamo attrezzarci a un tema di lunga durata, a cui dare risposte strutturali e di sinistra. Guardate che è su questo che in Europa perderà o vincerà la sinistra o la destra, eh? Guardate che è su questo, e costruire su questo una linea politica è forse la nostra urgenza più cogente. Grazie. Grazie Andrea, e ora Dario Vassallo della Fondazione Vassallo. Vorrei salutare, sono qui con noi, Piero Di Siena, Mario Brunetti, Lanfranco Turci e Sulaimi Giazzi, della rappresentanza dell'Associazione dei Palestinesi in Italia. Grazie a Stefano Fassina per avermi invitato. Io sono Dario Vassallo e la mia vita è cambiata il 5 settembre 2010 quando Angelo Vassallo, mio fratello, sindaco di Pollica,
Grazie, grazie. Quando quel maledetto giorno hanno ucciso Angelo, chiaramente la mia vita è cambiata. Mentre uno scemo sparava 9 colpi di pistola uccidendo mio fratello con 7, io non sapevo che un giorno mi sarei ritrovato a rigirare l'Italia. Si dice che ognuno di noi abbia una croce da portare. Io mi sono preso questa croce quel giorno e da quel giorno sono 5 anni e 2 mesi che giro l'Italia, da Capaci a Mestre, da Finale Ligure a Brindisi, senza mai fermarmi. Dopo 3 anni avevo compiuto 1 milione di chilometri. Io ho parlato di Angelo ovunque, nei bar, nei ristoranti, sotto una tettoia, al mare, con 3 pensionati, 50, 500, arrivando a Lamezia Terme, dove c'era Gianni Speranza, arrivando in ogni posto, in ogni luogo, in ogni dove si parlasse di legalità. Io oggi non ho sentito questa parola legalità. Sono arrivato fino al Parlamento europeo per parlare di Angelo, altrimenti qualcuno avrebbe detto che era inciampato contro una pistola e si sarebbe ucciso da solo. La politica è qualcosa di strano. Io mi trovo in difficoltà a parlare di politica quando la politica nei territori voi non la analizzate, voi parlate di cose grandissime, ma il territorio è completamente diverso. Nei territori, soprattutto nel nostro sud, alcune sacche, la politica è qualcosa di pericoloso. Cioè la gente non ha paura della camorra, ha paura di alcune forme di politica. E questo è un disastro, perché la gente si mette paura, si chiude a riccio, non ha rapporti, non ha più, non si crea più la socialità, la convivenza, la legalità è qualcosa che può fare carriera, può portarti in un teatro. Ma per altri significa morire. La legalità, questa vostra forza politica, la dovete mettere al primo posto, altrimenti non andrete da nessuna parte. Non può essere la vostra forza politica una somma matematica di mettere delle persone per raggiungere un 10%. Non è così. Nella vostra forza politica non ci devono essere le prime donne. Angelo era un sindaco che andava con l'infradito in mezzo alla strada, in mezzo alla gente. Se voi non andate in mezzo alla gente, non andate da nessuna parte. Credetemi a me. La politica è fatta in un modo sbagliato. Il 5 settembre è stato ucciso un sindaco, mio fratello. Quando viene ucciso un sindaco, viene ucciso lo Stato. Il 5 settembre 2014 e il 5 settembre 2015 a Polli, che si è fatta la sacra del pesce. Lo sapete? La sacra del pesce, fritti, alici fritte e sarde marinate. Come fa lo Stato, un partito, a permettere una cosa del genere? Questo che vi dovete chiedere. Un partito si crea facendo. Ci sono 5 anni che io chiedo un tavolo, un'indagine politica sull'uccisione di mio fratello. Nessuno mai mi ha risposto. Anzi, c'è un politico locale del Cilento che mi minaccia di querelarmi. Pensate che paura. Già ce ne ho 5 di querele di uomini appartenenti allo Stato che mi hanno querelato. Mi posso aver paura io di una querela di uno del PD che mi vuole querelare? Queste sono minacce. È una medaglia a valore. No, non è una medaglia a valore. Io, il mio tempo è estremamente prezioso, come tutto il vostro, tu come il vostro, però voglio dirvi che ogni secondo della vostra vita lo dovete impegnare per gli altri. Altrimenti non ha senso una forza politica per le prime donne. Chi vuole andare in avanti, come si legge e si vede, lasciatelo andare, che non vi porta nessuna parte. I territori sono fatti di povertà, i territori sono fatti di sacrifici. Noi non possiamo permettere a una donna che piglia 480 euro di spendere 100 euro per comprarsi 22 pillole al giorno e vivere con 200 euro di affitto. Cosa gli rimane? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. I massimi sistemi vanno bene, ma la gente nel territorio ha paura perché non si espone, perché non gliene frega niente della legge di stabilità, perché la politica è stata fatta in questi 20 anni proprio per eliminare le persone con una coscienza. A Roma, qua la legalità non si è parlata, ma a Roma c'è mafia capitale. Avete dimenticato che con la giunta Rutelli e Veltroni Roma si è aumentata di 7 volte. C'è una città che si è estesa per 7 volte di più. Ma qualcuno ne parla? E questi sono i problemi che dobbiamo affrontare nei territori, e questi sono i problemi che dobbiamo affrontare per creare
una forse classe dirigente. Noi abbiamo fatto una lista civica a Casalnuovo di Napoli, dove insieme a altre liste civiche abbiamo partecipato alle elezioni e abbiamo vinto. Ma come si fa? Si fa con un laboratorio, perché tu devi stare a contatto con la gente, devi creare la scuola per il recupero dei bambini, per i disabili, devi fare il doposcuola, la scuola di arte, la scuola di cucito. E allora devi stare accanto alla gente per creare un partito. Non si crea soltanto, è importante quello che fate voi, per carità, ma si crea soltanto se scendete a contatto con la gente e dividete i loro problemi. Grazie.